permetteremo di fare le cose che loro hanno necessità di fare. Mi sembrava più corretto. Come mai la Giunta non l'ha fatto questo? Tecnicamente si dice lo poteva fare. Guardate che democrazia c'è in seno alla Giunta, non è nemmeno eletta dal popolo, è eletta dal sindaco. Cioè, mi sembra una cosa veramente, sì, eletta dal sindaco, chiamata, nome e nome stipendiata. I consiglieri comunali prendono 32 euro lordi a gettone presenza, la Giunta ne piglia attorno a 1.200-1.400, no? Uno, un componente della Giunta, quindi non è, oh, meno 1.800, non 32 euro. Quindi mi sembra che ci sia una differenza anche sostanziale, no? Perché io mi immagino sia stipendiato per fare un determinato tipo di intervento, perché se non si riesce a capire perché un professionista debba andare a perdere tempo per l'amministrazione comunale. Va bene passionisti della politica, ma si fa molto meglio da pensionati che non da professionisti. Quindi credo ci sia anche un ritorno d'immagine o quant'altro. Comunque non certo una rimessa perlomeno di denaro. Allora, ma ritorna il punto. Abbiamo visto che si va a impegnare dei soldi e su uno studio di fattibilità dove noi non solo siamo entrati in merito, ma si tende già a disconoscere, perché nel momento in cui si stabilisce che c'è già un piano di fattibilità fatto dal privato e in cui noi gli si dice fermi tutti, perché poi dopo, non lo so io, ma lì si va, è vero si libera Villanova, no? Si libera Villanova, ma si ributta tutto il traffico, anche quello pesante si ributta sulla statale 67 e di conseguenza si ributta tutto su Empoli. Non è che noi si fa uno svincolo, che da una circonvallazione da Empoli Est va a ricollegarsi con Empoli Centro. Noi si fa tutta una serie di interventi. Non ultimo voglio dire che si riesce a fare un sottopasso della ferrovia quando, ora risbagli il nome, via di Platignone? In dieci anni non siamo riusciti ad allargarlo. Guardate caso, siamo in grado di investire 2 milioni e 400 mila euro e si riesce anche a bucare la ferrovia. Storicamente dopo 100 anni l'amministrazione d'Empoli riesce a passare con i camion sotto la ferrovia, non c'è riuscita nemmeno alla stazione dopo 100 anni, però ci riusciremo in via Piovola. Sono miracoli davvero. Allora qui non stiamo discutendo di queste cose, e che comunque noi si vede nel piano prospettato dall'ingegnere, sicuramente una persona illuminata e quant'altro, ma gli sarà stato chiesto come fa arrivare lì, e lui gli ha detto io per arrivare lì ti ci fa arrivare con questa serie di interventi, c'è già un buco sotto la superstrada, si utilizza quello. Vi voglio ricordare, c'è un altro buco accanto al cimitero della Misericordia in mezzo ai campo, ci permetterebbe di bypassare e alleviare tutto il traffico via Boccini, invece lì sotto ci si pianta le patate, no, una differenza sostanziale, no? A 200 metri dal cimitero della Misericordia c'è un passaggio alto più di 4 metri che ci permetterebbe di fare una variante a via dei Cappuccini per alleggerire il traffico. Lì non l'abbiamo individuato, avremo bisogno di un altro intervento nella zona, forse il nuovo intervento che facciamo ai Pozzali 54 Villettini e Company, ci sta che ci si riesca a fare anche queste cose. Allora, quell'intervento che andiamo a fare dalla statale 67 a via Piovola è un intervento che non riguarda in massima parte la città e non riguarda nemmeno in massima parte Villanova, che avremmo potuto comunque bypassare con un investimento inferiore. Quindi il problema non è Villanova che aspetta la risoluzione del suo problema, il problema non è la viabilità di Empoli, il problema è che noi andiamo a sanare una situazione che sicuramente ci porterà dei vantaggi, però che questa giunta non si sente da assumere in proprio. Questa è la situazione. Allora io dico, perché noi come consiglio comunale, come consiglieri comunali, si deve votare una cosa che la giunta dovrebbe fare perché di sua competenza? Datemi una risposta, signori, e poi dopo piglieremo una decisione sul voto.
Sì. Una prima considerazione, io credo che gli interventi di stasera dei consiglieri di centrodestra, in modo particolare di Borgherini e anche di quest'ultimo di Baroncelli, peccati a parte, o meglio peccati compresi, lasciano intendere l'imbarazzo, credo, da parte di quelle forze politiche nel probabilmente, non so, non votare un intervento come questo che rappresenta, che rappresenta un'occasione di sviluppo complessivo per la nostra città, il primo passo che dà un atto di, rappresenta un atto di indirizzo di cui evidentemente ci assumiamo come consiglieri insieme alla Giunta tutta la responsabilità, perché è una responsabilità positiva. Ora questo consigliere Borgherini direi che lo rigettiamo al mittente, è un'occasione di sviluppo complessivo della nostra città. E io partirei da un dato, da una prima considerazione che ha fatto il sindaco Luciana Cappelli. Questo atto di stasera rappresenta e avrà un legame con la pianificazione che è già in corso e che sarà poi attuata da questo consiglio e dall'amministrazione nei prossimi mesi con il nuovo piano strutturale. È chiaro che ci saranno altre occasioni di ragionare sullo sviluppo della nostra città e i ragionamenti eventuali di congruità, di coerenza o di incoerenza da parte dell'amministrazione comunale potranno essere fatti laddove si venissero dati dei no ad altre occasioni di sviluppo. Così, mi dispiace dirlo, forse a questo punto devo dire così per le forze di opposizione, così non sarà. Quindi è il primo momento di un'azione che andrà ad incidere in questi anni sulle attività economiche e sullo sviluppo della nostra città. Certo, poi ci sarà la pianificazione urbanistica, ci sarà anche tutto l'intervento sul residenziale, ma la prima attenzione, l'attenzione prima appunto di questa giunta nei prossimi interventi sarà quella ancora una volta, così come stasera, di intervenire sui temi dello sviluppo, del lavoro, dell'occupazione, del buon lavoro e della buona occupazione. E allora diciamo questo, cosa c'è di illegittimo in un atto che parte da un forte interesse pubblico? Noi andiamo a costituire, certo, un forte interesse pubblico perché andiamo a costituire un polo di avanzamento tecnologico che comunque crea nuova occupazione in prospettiva rispetto anche al consolidamento di quella già esistente. Perché vedete, l'analisi sociologica di della nostra città, ha detto bene il consigliere Cavallini, parte da una considerazione: noi abbiamo sempre investito sul polisettoriale. È chiaro però che nello sviluppo dei prossimi anni, ma io direi dei prossimi decenni, dobbiamo tornare sì a investire e a credere ancora nel manifatturiero, però sicuramente la nostra città non potrà essere quella dei decenni passati, non potrà essere soltanto quella delle vetrerie e delle confezioni, ma dovrà investire sui nuovi settori, sui servizi, sul turismo, sulla tecnologia, quindi un polo tecnologico. E è chiaro che è legittima anche la scelta di una localizzazione, anche di una nuova localizzazione. Non credo che sia illegittimo andare anche a cambiare, ad incidere, ed evidentemente è una scelta tutta politica dell'amministrazione, fatta nell'interesse pubblico, rispetto appunto ad una previsione di piano strutturale che prevedeva tale polo tecnologico nella zona industriale del Terrafino, perché per fare gli interventi bisogna essere in due. È chiaro che ci deve essere anche l'interesse privato delle aziende, e credo che questo sia del tutto legittimo, ad andare in un dato posto, però, e qui sta la scelta politica, nel momento in cui il privato comunque proietta o comunque fa delle proposte, sta all'amministrazione valutare la congruità rispetto alle tematiche ambientali, urbanistiche, dello sviluppo generale della città. Queste considerazioni sono state fatte ed è